danza, musica, fotografia, pittura, graffiti, arte ad ogni livello, che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole di Cassino. La villa comunale della città martire è stata letteralmente invasa, infatti, da centinaia e centinaia di studenti degli istituti superiori che hanno avuto la possibilità di esprimere per un'intera giornata la loro creatività. L'iniziativa, dal titolo L'arte libera tutti, è stata organizzata dall'associazione Arte Libera. Il nostro obiettivo è stato quello appunto di dare spazio ai ragazzi delle scuole. Poco fa infatti c'è stato anche un ballo, un corpo di ballo, quindi ragazzi che hanno ballato con basi musicali, e la nostra idea è quella di coinvolgere tutti. Dall'altra parte c'è stata magari anche la pittura sul momento, quindi live painting si chiama, e appunto noi non vogliamo rimanere sulla musica ma andare oltre, quindi coinvolgere qualsiasi forma d'arte, quindi a partire dalla musica fino ad arrivare al teatro. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha visto anche la collaborazione della Protezione Civile, di varie associazioni a livello giovanile, della comunità Exodus e della Croce Rossa Italiana. Si è cercato dunque di unire il significato artistico della giornata anche ad argomenti ben più importanti legati al sociale. Il nostro scopo appunto è stato quello di ripetere l'evento, però ampliarlo e diciamo sensibilizzare le persone a quelle che sono tematiche importanti, quindi grazie ad Exodus la lotta alla droga, la lotta alla mafia, c'è cioè anche Libera, ci sono molte associazioni che comunque ci stanno aiutando a rendere tutto molto più vivo, e infatti li ringraziamo in ogni momento quindi per questo contributo che ci hanno dato.